Ciao ciao a tutti, benvenuti nel canale di Note di Profumo per una nuova recensione di un profumo che è stato creato lo scorso anno nel 2021. Vi parlo oggi del profumo Ithia La Nuit, è un flanker, diciamo, dell'Ithia classico, che sarebbe una versione più diurna. È stato creato per il brand di Sisley dal naso profumiere Amandine Marie Clerc e ha un bellissimo flacone. Il disegnatore è uno scultore che si chiama Christoph Branislav ed è davvero molto molto raffinato, molto bello, e direi che anche questa eleganza del flacone riflette un po' quella che è l'anima di questo profumo, basato sulla nota soprattutto della rosa. Questa però è una rosa elegante, una rosa luminosa, quindi pur avendo queste caratteristiche di profumo che è nato per essere indossato per una serata, non si tratta di una rosa dark, oscura, ma di una rosa proprio luminosa. E l'idea del profumo, che è descritta anche nel flacone, nella stessa scatola, è quella di una notte blu stellata, nella quale c'è molta luce grazie alle stelle, grazie magari a una luna piena. Questa proprio è l'anima, secondo me, di questo profumo, davvero un profumone molto molto ben fatto. Per quanto riguarda la piramide olfattiva, questo profumo, che è uno chypre fruttato, si apre proprio con tante note fruttate, tra cui abbiamo parecchi agrumi, abbiamo il bergamotto, abbiamo note di mandarino, abbiamo una punta di note speziate data dal cardamomo, ma la cosa più importante direi che è proprio questo cuore di rosa. Questa rosa accompagnata a note di fresia, di magnolia, come note di base abbiamo note di labdano, ma la parte balsamica forse è quella che gli dà questa sensazione anche un po' di umidità, perché quella che io avverto su di me è una rosa anche un po' umida, e questo gli conferisce un aspetto un po' sensuale. Ma oltre a queste note abbiamo anche note di muschio, note di vaniglia, note di patchouli, quindi c'è un bel fondo che dà profondità al profumo, dà una certa intensità che non significa però durata eccessiva, perché su di me questo profumo dura 4-5 ore, quindi non stiamo parlando del classico profumo che vi sta addosso dalla mattina alla sera. Quindi per quanto mi riguarda si tratta di un tipo di prestazione moderata, sia per quanto riguarda la scia che per quanto riguarda la durata del profumo. Detto questo, stiamo parlando di un profumo davvero molto molto ben fatto, un profumo che consiglio a chi ama una fragranza elegante da indossare magari per una cena. È una cena sia intima ma anche per qualche evento magari mondano, sperando che un po' alla volta la situazione cambi e si possa andare anche a qualche festa. Ed è veramente un profumo ben fatto, è in una concentrazione di Eau de Parfum, e anche per quanto riguarda la durata sono rispettate un po' quelle che sono le prestazioni di un Eau de Parfum, che di solito va sulle 4-5 ore, perché oltre stiamo spesso parlando di estratti. Un bel profumo, un po' sulle vibe direi di profumi come Rosa Purpurea di Herbolario. Anche quella è una rosa elegante, una rosa molto bella, ma che trovo con degli aspetti anche di luce, luminosi. Questo è tutto per Ithia La Nuit, e spero che la mia recensione possa esservi stata utile. Sono curiosa di sapere se qualcuno di voi l'ha acquistato o provato. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo nel prossimo video profumoso. Ciao a tutti!